Marco Gallo è un ragazzo che ha vissuto appieno il suo tempo. Gli amici lo definiscono un uragano di vita. Una vita inaspettatamente interrotta a soli 17 anni, il 5 novembre 2011, a causa di un incidente stradale, ma illuminata da un'intuizione affidata ad uno dei tanti scritti lasciati da Marco e trovate dai suoi familiari dopo la morte del giovane. Marco ha scritto: indipendentemente dalla situazione in cui ti trovi, conta sempre solo la tua apertura al mistero. Nella messa celebrata al santuario di Montallegro nel rispetto delle normative anticontagio, Don Pino De Bernardis ha riletto la vita di Marco alla luce della solennità di tutti i santi, la festa di coloro che hanno realizzato pienamente la loro vita e godono oggi e per sempre della pienezza di gioia a cui tutti tendiamo. Marco ha vissuto la grande avventura della sua esistenza. Sollecita ciascuno di noi a domandare un cuore appassionato del dono del tempo. Nell'istante si gioca l'eterno. Marco ha testimoniato un grande fascino per l'esistenza, ha proseguito il presule. Desiderava Gesù Cristo perché questa è la santità. Da qui l'invito a non distogliere lo sguardo da tutto ciò che sta accadendo in questo tempo di dolore e quindi di grazia. Quante volte mi trovo a pensare a Marco. Due giorni prima che morisse l'ho visto. Desideroso così. E oggi questo suo desiderio si è compiuto. La nostra responsabilità è di camminare verso il destino per cui il Signore ha voluto donarci la vita, guidati da testimonianze come quella di Marco, affascinato dal mistero. L'amico Marco, con la sua ironia, sorride di me vecchietto, ma è entusiasta perché comunque ho mantenuto vivo l'entusiasmo che lui ha vissuto nei suoi brevi anni.